Salone Nautico, terzo giorno, ci troviamo allo stand di Arken con Emanuele Cecchini, che è il direttore commerciale di Arken. Ciao Emanuele. Ciao, benvenuti. Noi stiamo parlando qual salone di futuro, innovazione. Volevo un po' capire come si pone Arken in questo contesto. Arken cerca future innovazioni, sono dei temi molto attuali per Arken e cerchiamo sempre di renderli attuali nella nostra e costanti nelle nostre giornate. Chiaramente è l'ambiente nautico, l'ambiente velico che ci stimola quotidianamente nello sviluppo di nuovi prodotti. Ecco, parlando di prodotti, quali sono i prodotti più innovativi di Casa Arken? Casa Arken ha portato qua al salone? Dunque, ci siamo dedicati quest'anno allo sviluppo di winch, principalmente. E perché winch? Perché winch ormai è una costante molto studiata a bordo delle imbarcazioni e dei nuovi modelli. Si cerca di avere le coperte pulite, si cerca di avere performance e si cerca di avere anche velocità di recupero. Quindi sono tre temi che abbiamo particolarmente studiato nell'ultimo periodo. Ecco, parlavamo appunto di winch e ne abbiamo qua uno di fianco, se ce lo vuoi descrivere. Certo, grazie. Questo winch è un winch che è stato sviluppato recentemente, come potete leggere, Born for Solo Sailors. È un periodo molto fertile nella vela italiana. Abbiamo tanti navigatori oceanici e questo winch è nato soprattutto per mettere a loro, in questo caso soprattutto nel Class 40, di avere un winch con dei rapporti calibrati sull'utilizzo del winch da parte di un velista solitario, di un unico velista. Quindi questo winch è stato un'evoluzione del 50.3 che per forma che già esisteva e che vede dei rapporti, soprattutto per quanto riguarda la terza velocità, calibrati proprio per un'ottimizzazione del trim della vela in condizioni estreme come quelle che potrebbero incontrare i solo della Class 40. Quindi sicuramente un miglioramento della performance del velista, del navigatore oceanico solitario. Sì, è che una performance che non è necessariamente legata alla velocità di recupero quanto all'ottimizzo del rapporto che permette anche al velista, che è da solo in mezzo al mare, a non affaticarsi troppo, ma di avere comunque di eseguire una manovra in sicurezza e in comfort. Prima off camera abbiamo visto degli altri prodotti, quindi se ci vuoi così far vedere questi altri prodotti saremo molto contenti di vederli. Volentieri vi accompagno a vedere gli Air Winch. Ci troviamo qua davanti allora all'Air Winch, leggero, tutto di carbonio, potente. Vorrei descrivere un po', diciamo, questo prodotto. Allora, questo winch nasce dalla richiesta che abbiamo ricevuto diversi anni fa dai team di Coppa. Volevano un winch leggero, un winch evoluto, e quindi questa progettazione ha portato all'origine di questo winch in una dimensione inferiore. Poi è cresciuto l'utilizzo, anche nei TP52 ormai tutti gli scafi utilizzano gli Air Winch, anche perché sono cambiati anche i diametri delle cime, per cui il winch richiede un tamburo anche più basso, più largo per la velocità, e anche dei self-tailing destinati a scotte di diametri inferiori. In questo caso il 600 è un air winch intermedio, e come potete vedere è caratterizzato da una base in composito, in fibra di carbonio, un tamburo, una campana che è ricoperto da un trattamento ceramico, e anche tutta la parte, diciamo, superiore che raccoglie e copre gli ingranaggi è in fibra di carbonio. Potete notare che tutti gli ingranaggi sono asimmetrici rispetto a un asse immaginario del winch, questo perché comunque comprende anche questo è un winch molto particolare. Perché? Perché è un winch che può essere installato direttamente in coperta, ovvero tramite un utensile, diciamo, maschio che viene inserito nella laminazione della coperta, può creare un'ansa
all'interno del quale gli ingranaggi possono essere posizionati, e questo fa sì che per applicazioni racing il winch possa essere installato senza la base appoggiata in coperta, e quindi con un forte risparmio di peso. A sua volta è un winch che può prendere il posto di analoghi winch della serie precedente, in quanto le outline, ovvero le dimensioni, corrispondono a quelli di winch precedentemente installati e realizzati ad Arken. Quindi, diciamo, un salto in avanti molto, molto importante. Attualmente il modello successivo a questo si chiama Air 900, si può trovare a bordo di trimarani oceanici come ad esempio Bank Populaire, che già lo sta testando da diversi mesi e sono molto contenti dai risultati ottenuti. Quali sono appunto allora le prime reazioni? Le prime reazioni sono di grande sorpresa da parte dei nostri clienti. Un winch che può apparire estremamente semplice nella sua geometria e nella sua costruzione, ma è un winch che ha delle caratteristiche di carico e di velocità sorprendenti, tanto è vero che nel futuro potrà essere utilizzato anche con motorizzazioni idrauliche estremamente spinte. Quindi abbiamo visto, diciamo, il piccolo, il performa, abbiamo visto quello che potrebbe essere un medio, però non so come siamo messi a carichi, e ci parlavi prima del Captive, che ha delle dimensioni più consistenti, quindi andremo a fare un giro anche in quella direzione. Certo, come hai detto tu giustamente, il primo winch che abbiamo visto, il 55.3, è destinato a una navigazione oceanica. Questo qui, l'Air Winch, è un winch destinato alla pura regata, quindi regata molto spinta anche in equipaggio, ma non solo, perché i trimarani oceanici navigano sicuramente con equipaggio ridotto, e anche le barche della Vendée Globe, gli Mocha 60, hanno a bordo la versione inferiore di Air Winch. E adesso andremo a vedere i Captive, che è un prodotto destinato alla crociera di qualità, oserei dire, perché permettono l'installazione e la gestione di determinate manovre senza avere i winch in coperta, quindi liberando la coperta dell'imbarcazione stessa da manovre correnti che potrebbero anche creare un pericolo per gli ospiti di bordo, ecco. Ci troviamo di fronte all'ultimo prodotto, quindi per oggi, di casa Arken, che è il Captive Reel. Quindi prego, ti passo la parola. Grazie. Allora, come dicevamo prima, c'è un'evoluzione nella maniera di gestire le manovre correnti a bordo delle imbarcazioni, e il Captive fa parte sicuramente di questa evoluzione. I carichi sono aumentati, la necessità dei progettisti di avere le coperte pulite, ma soprattutto la certezza di garantire anche ai fruitori delle imbarcazioni un'alta qualità, un alto livello di sicurezza. Perché la sicurezza? Perché il Captive permette di deviare sotto coperta la gestione delle scotte. In questo caso, questo è il Captive più piccolo prodotto da Arken, è un Captive da 1,5 tonnellate ed è principalmente destinato all'utilizzo su imbarcazioni comprese fra i 14 e i 18 metri. Normalmente, come si può vedere dalla rappresentazione grafica, il Captive è posizionato sotto coperta, c'è un percorso all'interno dell'imbarcazione e poi all'interno dell'albero, che poi porta la scotta a lavorare all'interno del boma fino a un punto fisso in coperta. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che la scotta si può regolare, per esempio, dalla timoneria con un semplice pulsante, o anche comunque garantire una velocità di recupero tale da mettere sempre in sicurezza qualsiasi manovra, come per esempio la strambata, che è una manovra che richiede anche una velocità di recupero notevole per poi avere la randa al centro prima di lascarla, diciamo, sulle mura opposte. Se vogliamo descrivere la macchina, chiamiamola così, c'è un tamburo, un immagazzinatore centrale, dove la cima viene raccolta, e poi c'è un gruppo motore riduttore, in questo caso un motore elettrico, che gestisce la rotazione. C'è anche, possiamo notare, un feeder con un rilevatore di tensione che convoglia e immagazzina correttamente la cima all'interno del tamburo. In caso di una
di un allentamento della tensione della cima, c'è un sensore che lo rileva e quindi può a sua volta interrompere l'avvolgimento per non creare una situazione pericolosa a livello di sovrapposizione della cima. Come vedete è molto compatto, è un prodotto che si sta vendendo moltissimo sulle imbarcazioni da crociera ma anche da crociera regata, perché in fondo regolare una scottaranda anche di una barca che fa le regate diciamo non estreme è un qualcosa che comincia a essere apprezzato dagli armatori e soprattutto anche dagli equipaggi, avendo in questo modo anche una coperta molto più pulita e sicuramente funzionale. Quindi un buon compromesso tra performance e sicurezza. Sì, decisamente, e come sempre si cerca sempre di trovare una soluzione che possa anche ai nostri clienti, che sono poi la maggioranza, che non fanno solo regate, di avere una sicurezza di gestione della manovra, insieme anche alla tranquillità di poter contare su una macchina in grado di svolgere il suo lavoro in maniera sicura e continua. Ottimo, quindi abbiamo visto tre prodotti diversi, tre winch diversi, dedicati a tre target diversi. Cosa c'è per il resto nel futuro di Arken? Sicuramente lo sviluppo di prodotti che possano essere meno invasivi sotto coperta. Questo è un punto su cui stiamo lavorando molto. Oggi i winch Arken elettrici, che sono molto popolari sulle barche, sono caratterizzati da dei gruppi motori riduttori di dimensioni generose, ma questo anche per garantire una sicurezza di utilizzo. Ci piacerebbe poter garantire, poter creare per il futuro dei prodotti meno invasivi sotto coperta, quindi con dei motori, con dei gruppi sicuramente di dimensioni ridotte. Sicuramente anche nel campo dei captive ci potrebbe essere l'intenzione di svilupparne di dimensioni inferiori anche per carichi inferiori e per barche di dimensioni inferiori. Il mercato li sta richiedendo e quindi noi siamo pronti ad accettare questa sfida e lanciarci in questa progettazione. Parlando di mercato, ultimissima cosa, parlando di mercato e di spettatori, se tu dovessi descrivere Arken agli spettatori in 5 parole, cosa diresti? Arken è un'azienda appassionata, coraggiosa, innovatrice, attenta e, come ultima cosa, dedicata al suo lavoro. Noi amiamo molto quello che facciamo, le persone che non sono qui oggi e sono tante, che sono nei nostri stabilimenti produttivi, amano profondamente quello che fanno e ci aiutano e ci mettono in condizioni di essere qui a presentare ogni anno dei prodotti nuovi, sicuri e innovativi. Quindi oggi, oltre a ringraziare i nostri clienti che credono in noi da tanti anni, mi piacerebbe ringraziare la nostra squadra che a casa ci supporta con il loro lavoro quotidiano. Noi invece ringraziamo te per l'intervista e ci vediamo per altre puntate di Salone 62.